ma cominciamo a cercare un valente e valido avversario. E abbiamo trovato qua un arabo, ragazzi. Allah Akbar! Ciao ragazzi, sono Volscente, bentornati su Restless Gaming. Oggi è un giorno triste perché ragazzi, ho appena finito di registrare l'ultimo video che concluderà la serie su Game Dev Tycoon. Andatevelo a vedere, non so se uscirà prima o dopo questo, però usciranno nello stesso giorno. Ma basta con la tristezza, cominciamo con la felicità. È tempo di Clash Royale. Abbiamo qua due bauli che io non ho aperto, ho resistito alla tentazione. Anzi, forse addirittura c'è il baule omaggio. E cominciamo subito ad aprirli. Cosa ci sarà dentro? Apri il baule omaggio. Oro più 20, che è buono. A noi non fa sicuramente schifo. Poi degli arcieri, ottimo, perché ci servono gli arcieri. Ho scoperto per potenziare, ci servono tante carte dello stesso tipo e fare diventare le carte che abbiamo più potenti. E poi abbiamo il Goblin Shrek, che ha il miglioramento disponibile. Va bene questo. Un altro baule omaggio, lo apriamo, abbiamo 24 di oro. Abbiamo un'altra carta arcieri, ottima. Abbiamo un'altra carta frecce, ottima. Abbiamo questo che l'abbiamo scartato, però mi sa che forse ritornerà nel nostro deck. E poi fra 3 ore e 59 minuti, quindi nel video di domani, cercherò di fare un video di Clash Royale al giorno. Perché? Perché è veloce da registrare, è qualcosa di divertente che possiamo fare insieme e riesce, ragazzi, riesce a riempire la programmazione dando un po' a tutti quello che vogliono, ovvero quelli che vogliono vedersi cose hardcore come The Culling, H1Z1 eccetera eccetera e cose di questo tipo, ce l'hanno, e quelli che vogliono farsi quattro porche risate così possono farsene con me. Ma ora veniamo agli altri bauli. Apriamo. Qua oro, 21 monete, non ci sputiamo. Apriamo l'altra, un'altra carta arcieri che ci va bene. E poi delle altre frecce. È l'ultima carta. Abbiamo gli altri goblin che hanno il miglioramento disponibile. Ricordatevi che a livello 3 aprirò il clan. Le iscrizioni saranno su Facebook. Andatevi a vedere dov'è nel link di sotto la pagina Facebook di Restless Gaming. E andate a fare conoscenza con la pagina. Magari date pure un like alla pagina. Perché le iscrizioni su Facebook? Perché il nostro grandissimo admin di Facebook, Tiger Grim, creerà un post. YouTube con i commenti è un casino, non si riescono a notare, mentre invece su Facebook ce la facciamo molto prima e molto più facilmente. Ma rullo di tamburi, che non ce li ho, quindi faccio così con le mani, poi batto sulla scrivania, sfasciando la scrivania. E vediamo la prima cosa. 20 monete d'oro e siamo a 310. Si continua. Abbiamo un'altra carta di frecce, un'altra carta per il bombaroli, oh mio Dio, un'altra carta per i goblin lancieri, ragazzi. E io qua non so perché, guarda caso, le carte che non ho posso migliorarle. Per gli arcieri, per il miglioramento, ci servono altre carte, altre 4 carte, quindi dobbiamo aspettare. Ma le frecce, info, qua ci servono altre carte. Ragazzi, facciamo delle partite e vediamo come andranno a queste battaglie. Speriamo, incrociamo le dita. Io non so se qua c'è l'elenco delle battaglie che ho fatto prima. Le battaglie sì che c'è. Come vi ho fatto vedere la scorsa volta, la prima l'ho persa, la seconda l'ho vinta, la terza e la quarta l'ho persa, poi le altre due le ho vinte con voi, anzi ne ho vinte tre di seguito, quindi non è andata male per ora, considerando che sono novelline e non so niente. Di nuovo fatemi sapere nei commenti come andrà. Ma cominciamo a cercare un valente e valido avversario. E abbiamo trovato qua un arabo, ragazzi. Allah Akbar. Cerchiamo di far salire la barra delle cose. Questo ci sta facendo venire tutte cose qua e noi cerchiamo di scatenarli contro la qualsiasi. Facciamo quello che possiamo, ragazzi. Facciamo quello che possiamo. Il suo gigante ci sta attaccando. Gli arcieri nostri sono qua. Questi arcieri li facciamo volare con delle frecce e cerchiamo di far andare il nostro gigante, che è feritissimo, all'attacco della loro torre. Nel frattempo prepariamo un altro attacco, un altro attacco che dovrebbe riuscire a fare un qualcosa. Ma facciamo riempire la barra. Cominciamo da qua dietro. Ne mettiamo un altro.
un cavaliere. Devono arrivare prima le unità di supporto e il gigante, che cercheremo di far salire quanto più avanti possibile man mano che ce la facciamo, perché il gigante ci serve. È sotto pressione, ragazzi, è sotto pressione, e arriverà il gigante. Nel frattempo la torre gli sta per saltare, ragazzi, la prima torre gli è saltata. Ecco che qua siamo alla seconda torre e mo so fatti suoi. Facciamo scendere le altre truppe che combattono contro il gigante, cercano di farlo arretrare, ma non ce la fanno, non ce la fanno, ragazzi, è sotto scacco. Cerchiamo di non darla per vinta troppo presto per non essere delusi. Però sta saltando ed è saltato, ragazzi, il talento non ti manca. Va bene, un'altra grandissima battaglia vinta, e abbiamo vinto anche un baule di argento, che si farà fra 3 ore. Purtroppo il baule d'argento inizia lo sblocco e vediamo di cominciare a sbloccarlo, ma visto che c'è tempo, perché non fare un'altra bella battaglia? Cerchiamo un altro opponente, un nemico, e abbiamo contro The Real High. Quindi cerchiamo di far scoprire The Real High, che comincia un pochettino con la stessa cosa. Noi cerchiamo di far salire la qualsiasi qua. 2. E attacchiamogli il gigante. È andato forse troppo presto col gigante, però ci sta attaccando la torre in una maniera che Non è bella, ragazzi, non è bella. Noi dobbiamo aspettare per il nostro gigante. Ecco, questo è il drago. Gli stiamo attaccando la torre pure noi. Gliela stiamo ferendo abbastanza, direi. Cerchiamo di fargli andare avanti altre truppe. E il nostro gigante ce lo teniamo qua, mentre aspettiamo di fargli saltare questa. Cerchiamo di dare una botta a quella torre, se ce la facciamo, magari. Sì, gliela abbiamo fatta saltare, ragazzi. Bene, 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 bene. A questo punto facciamo gli arcieri da dietro. Il suo gigante sta arrivando all'attacco. Il nostro cavaliere lo segue. La prima torre gli è saltata. La nostra torre è in estrema difficoltà, ma sembra che stia reggendo. L'importante è far risaltare il gigante prima che succeda la devastazione totale. Cerchiamo di farcela con gli arcieri. Ed il nostro gigante dovrebbe essere fra poco abbastanza vicino. Il drago è lì. Piazziamo il gigante sulla strada del castello. Ragazzi, è sulla strada del castello, ci servono arcieri quanto prima. Il gigante continua imperterrito ad andare e noi mettiamo truppe e deponiamo quello davanti alla loro casa. Ci sta facendo male, però il gigante attacca. Il gigante ha cominciato a pugnare. Cerchiamo di avere gli arcieri perché abbiamo bisogno di fare dei danni. Quanti più danni a distanza, gli arcieri sono periti. Cerchiamo di frecciare qua. Siamo un pochettino incasinati. C'è saltata la torre, ragazzi. È uno smacco tremendo. Tremendo, tremendo. Arrivano al castello, ragazzi. Sono al nostro castello. Il nostro gigante deve mettersi in guardia e deve cominciare ad avanzare. Usiamo. Pariamo il gigante. Il gigante deve essere protetto. Ci servono gli arcieri. Ci servono gli arcieri. Il gigante, loro sta cercando di andare alla torre prima di quanto possiamo fare noi. Ma noi cerchiamo di bloccare qua questa avanzata. Dividiamo le forze. Dividiamo le forze. E mettiamo un secondo gigante in campo, ragazzi. È una corsa contro il tempo. È una corsa contro il tempo. Cercheremo di farcela. Dai. Altri arcieri subito. Ci ha messo un gigante davanti alla base, ragazzi. Abbiamo il gigante davanti alla base. Cerchiamo di spawnare qua delle difese molto velocemente. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. L'abbiamo vinto. Altra vittoria. Siamo circa a 4 vittorie di seguito. Ci ha dato un trofeo d'oro, ragazzi. Credo che questa sia stata un'altra grandissima vittoria. E ricordate di lasciare un mi piace per sostenere queste serie, ragazzi. Ricordo che i mi piace aiutano a farmi capire che non devo chiudere la serie. Iscrivetevi al clan appena le iscrizioni saranno pronte su Facebook, molto probabilmente dal video in cui farò il livello 3. Grazie e alla prossima, ciao.